Amici di The Ciasti, ancora e sempre pronti da Madrid, evento Realme, sono Marco. Partiamo da questo retro del prodotto Realme X2. Abbiamo visto il fratello minore 5 Pro, il fratello maggiore X2 Pro. Trovate i link nei collegamenti al video qua sotto. Realme X2, dicevo, partiamo dal retro perché viene confermato il setup a 4 fotocamere, caratteristico di tutta la famiglia presentata oggi a Madrid da Realme. Caratteristica tecnica sulla quale hanno puntato moltissimo i rappresentanti di Realme Europa. Ci troviamo davanti a un dispositivo che potrebbe rappresentare la giusta via di mezzo per chi è alla ricerca non tanto di un top di gamma, ma vuole comunque qualche caratteristica extra rispetto a un dispositivo entry level come potrebbe essere il Realme 5 Pro. Perché abbiamo davanti a noi un display in 18,5 noni, risoluzione 6,4 pollici Full HD Plus, Super AMOLED, quindi non LCD come quanto visto con Realme 5 Pro e pur sempre AMOLED come abbiamo visto su X2 Pro. Scompare il sensore di impronte digitali sul retro visto su Realme 5 Pro per far fronte a un sensore di impronte digitali presente sotto al display, quindi caratteristica migrata dal top di gamma presentato oggi. Disponibile una batteria a lunga durata da oltre 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida 30 watt, quindi hanno fatto vedere un video per quanto riguardava X2 Pro, in 35 minuti poteva andare a essere ricaricata la batteria. Qui ci aspettiamo leggermente di meno perché la tecnologia è inferiore, però comunque dati che potrebbero permettervi di sfruttare ovviamente il dispositivo senza dovervi preoccupare della batteria. La fotocamera principale è sempre da 64 megapixel, presenta una lente wide, una lente zoom e una lente telefoto, quindi andiamo anche qui a coprire quelli che sono tutti gli scenari di utilizzo legati al vostro intrattenimento multimediale. Abbiamo un fotocamera frontale inserita nel notch frontale che non va assolutamente a rovinare il design, perché come potete vedere sia sotto che sui lati le cornici sono assolutamente ottimizzate, quindi non va a dar fastidio la presenza del notch. 32 megapixel per quanto riguarda la risoluzione della fotocamera frontale. Allora, facciamo un breve tour di quelle che sono le applicazioni. Ovviamente anche qui troviamo tutte le applicazioni Google e di servizi già presenti, personalizzazione software Color OS 6.0, quindi ci troviamo davanti all'ultima personalizzazione software di Oppo Realme, verrà aggiornato ovviamente ad Android 10 anche se non sono stati comunicati i tempi. Prezzo di questo Realme X2 299 euro, nell'unica variante disponibile di RAM e memoria che è 8 giga 128, quindi 299 euro, un prezzo che va a mettersi giusto a metà fra Realme 5 Pro e Realme X2 Pro. Fra l'altro mi allungo brevemente per farvi vedere i due colori disponibili al lancio, quindi questo bianco perlaceo e questo blu elettrico, tutti colori molto cangianti. Realme hanno puntato veramente tantissimo sulla qualità dei materiali, sulle ricerche che hanno fatto per poter presentare questo design che, a dirla tutta, non sembra proprio ispiratissimo, non sembra proprio innovativissimo, però comunque vi dico, alla sensazione e al tatto sono veramente molto positive. Il peso non è per nulla un problema, nonostante ci troviamo davanti a batterie ad alto amperaggio. Tengo il bianco perché sembra un po' più il bellino. Vi faccio vedere un attimo l'interfaccia fotografica. Scattiamo anche una foto e andiamo a vedere come siamo andati a realizzarla. Ovviamente qui lo state vedendo filtrato dal display della fotocamera mia e del vostro dispositivo da cui state vedendo il video, ma vi assicuro che ci troviamo davanti ad un dispositivo dotato di buonissime qualità fotografiche. Fotocamera anteriore, eccomi qua, vi saluto tutti fra l'altro. E primissime sensazioni molto positive, il software è stato leggermente ripulito e riscritto, ci troviamo davanti a un'interfaccia che ovviamente non è propriamente stock, ma che non è neanche la Color OS del passato, quella dei vecchi, se potete dirmi, Find X, insomma, o le personalizzazioni cinesi che erano veramente un po' più invasive. Non mi sembra neanche di vedere molte applicazioni di terze parti installate, anzi, probabilmente nessuna. È presente il Game Space, presente la bussola, presente tutte le applicazioni Google,
phone manager ovviamente immancabile per quanto riguarda i dispositivi di provenienza cinese, insomma sappiamo che in Oriente sono molto attenti a questo aspetto. Questo Realme X2 sarà disponibile da fine ottobre in queste due colorazioni, ve le faccio rivedere. Nell'unica variante 8-128, il 29 di ottobre è la data che dovete segnare sul calendario se vi interessa, al prezzo di 299 euro. Fateci sapere che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, diteci la vostra con un bel commento qua sotto. Da Marco da Madrid, evento Realme, è tutto.